bentornato nel mio canale YouTube. Sono molto felice di vederti, ti auguro una buona giornata oggi. E qual è il tuo segno? Oggi è mercoledì 11 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Gemelli. Grane familiari a tutto spiano. Che giornataccia e ve ne accorgete non appena aprite gli occhi vedendo il cielo oscurato dalle nubi. E che fatica distinguere la microscopica falce di luna crescente. Resta almeno da sperare che entro sera le nubi scompaiano per lasciar posto alle stelle, quelle a cui affidare i vostri sogni segreti. Il vostro malumore porta la griffe di una triplice quadratura, quella firmata appunto Luna, Venere, Marte. Se poi ci aggiungete anche Nettuno sull'altro lato dello zodiaco, avrete il quadro completo della situazione: tensioni in famiglia, stomaco sottosopra, cena bruciaticcia e gran finale un bel mal di testa. Casa nel mirino, ma non per inviti o riunioni gioiose come ci si aspetterebbe in vacanza. Effettivamente i parenti arrivano, ma solo per darvi una mano in un momento complicato alle prese con riparazioni o altri guai, come la perdita delle chiavi, un tentativo di scasso o un familiare che non sta bene. Nulla di grave per fortuna, solo un grande spavento e il cuore che vi salta in gola. Una volta risolto tutto finirà con una bella bicchierata e allora attenti, la vostra reazione alla tensione potrebbe essere troppo goliardica. E la prudenza in persona, una donna guardinga, che sospetta di tutti, che non si fida. Una donna che ha nel suo passato tanta sofferenza e che potrebbe procurarvi dei problemi. Ama comandare in amore, scarica sul partner i suoi problemi. Potrebbe essere anche la vostra rivale in amore o una donna che vi insidia per possessività o gelosia. Una donna molto gelosa. Qualcuno vi pensa da tempo ed è preso da rimorsi e rimpianti. Fate spazio al perdono nel vostro cuore, in fondo sbagliare è una debolezza umana. Portate oggi un'estrema pazienza nelle questioni di cuore, dovete imparare a navigare tra i mille piccoli problemi d'amore senza farvi urtare e peggio ancora affondare. E la battaglia navale del cuore, colpire per non essere affondati. Per chi vive una storia extra o clandestina la mattinata sarà piuttosto pesante, i dubbi che vi assalgono potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Occhio alle indiscrezioni. Giornata ottima, sotto tutti gli aspetti. Eccellente forma fisica. Farai degli incontri importanti e divertenti, buona la salute e ottimo umore. Non sciupate le occasioni che oggi vi si presenteranno. Pensate solo che avete tanta forza e tanta fantasia da poter tradurre qualche sogno in realtà. Giorno difficile per quanto riguarda lavoro e famiglia. Bene le amicizie. Sarai più del solito interessato al tuo stato di salute. Riposa di più. Guardate sempre avanti e non lamentatevi di quello che vi accade con gli altri. Se volete risparmiarvi con passioni inutili e critiche evitate oggi di confidarvi con persone di cui non vi fidate ciecamente. Ciò che pensavi di avere sistemato nel domestico, tempo fa, potrà crearti noie. Giornata adatta per i piccoli lavori in casa dove c'è sempre qualcosa da sistemare. Molta ambizione. Gratificazioni sul lavoro. Amore e nuove conquiste per i nati di giovedì. La vostra reputazione in questa giornata è al sicuro, ma dovete continuare a proteggerla, a costo di risultare antipatici agli occhi degli altri. È ora di fare ordine nella vita sentimentale e mettere fine alle ambiguità in cui vi siete cullati fin qui. Pensate di più al vostro benessere e alla vostra salute, cercando di non sprecare le vostre energie su questioni di scarsa rilevanza. Fate molta attenzione ai dettagli, alle piccole cose che potrebbero sfuggirvi nel lavoro. Cielo di questo momento di piena vacanza, radioso che vi fa vivere in armonia con l'ambiente familiare. Mercurio insieme al Sole nel Leone vi illuminano il cammino. Giove sempre nel buon amico Acquario, il paladino dei vostri successi sociali e mondani, specie se siete nati dal 15 al 20 di giugno. Non prendete vela se qualcosa non va secondo i piani, gli imprevisti fanno parte della vita. Per quanto riguarda il lavoro, recuperate soprattutto sul piano economico. Rimboccandovi le maniche, sarete in grado di togliervi grosse soddisfazioni. Per i Gemelli questa giornata inizia con una piccola crisi d'amore da risolvere, ma bisogna mantenere la calma, almeno per altre 48 ore.
Chi ha avuto problemi sul lavoro dovrà pazientare ancora un po' perché questo non è il momento ideale per brillare professionalmente. Aprite il vostro cuore ad una persona, cercate di fidarvi per una volta. Se avete delle problematiche personali delle quali volete parlare, dovete farlo in totale libertà, altrimenti chi vi sta davanti non saprà come aiutarvi, né si fiderà di voi. Ogni tanto bisogna rischiare, per instaurare un'amicizia, un rapporto sentimentale, altrimenti si è destinati a restare da soli. Questo lo sapete molto bene. Giornata no, la vostra vita in questo momento non conosce mezze misure, o vi va benissimo o vi sentite in un buco nero ed oggi è un giorno di quelli. Nulla di che stupirvi con Urano abbioccato in dodicesima casa e ben tre astri in quadratura, tra i quali Marte, astro guida della giornata, tutti in Vergine, segno che con voi, a parte l'intelligenza, ha ben poco da spartire. Metteteci anche la sottile ostilità di Nettuno e capirete perché conviene lasciarvi bollire nel vostro brodo. Niente stelle cadenti per voi e sarà un bene, stasera vi cadrebbero direttamente sulla testa procurandovi un bernoccolo. Amore ed Eros, famiglia in pole position ma non sempre in termini entusiastici, ai vostri di casa volete un gran bene, ma sollecitati da un vento di cambiamento che avvertite all'interno ma ancora non siete riusciti a comprendere ed esprimere, avvertite tensione e siete quasi certi che prima o poi esploderà. Partner affettuoso e molto, molto paziente, ma fin quando? Grazie a Venere benevola nei vostri confronti, ci sono ottime possibilità che un amore nato per gioco diventi qualcosa di molto intenso e coinvolgente. Credeteci prima di tutto voi e il resto verrà da sé. Se avete un rapporto stabile e un'area di romanticismo vi attraversa oggi, portandovi a volere una dimensione esclusivistica nella coppia, che vi godete come neanche voi stessi sospettavate. Se avete invece cominciato da poco una storia, potrete esprimere in modo potente il vostro temperamento teatrale ed espansivo. Le vostre abituali frequentazioni amichevoli, forse un po' trascurate in questo periodo, sapranno aspettare. Saturno e Urano, entrambi benefici, vi permettono una maturazione di una relazione favorita dal sorgere di interessi intellettuali e artistici in comune, specie se appartenete alla seconda decade. Lavoro e denaro, se siete in proprio le cose girano bene ma con molto sforzo da parte vostra, sempre scontenti dei risultati e magari anche pentiti delle scelte compiute. Le difficoltà a volte ve le inventate voi perdendovi nel classico bicchiere d'acqua, come nel caso delle faccende domestiche, soprattutto se la colf si è presa le ferie e vi tocca fare tutto da soli. Ma come facevano le mamme e le nonne che di aiuti domestici non ne vedevano nemmeno l'ombra? I pianeti vi consigliano una maggiore austerità con accento acuto. Qualche nuovo progetto potrebbe essere ridimensionato. Sul lavoro potreste vivere, a causa della tensione, alcuni momenti di agitazione. Se siete ancora oggi a brigare in ufficio o fate un lavoro indipendente, una bella configurazione astrale non vi farà pesare affatto il trovarvi ancora a concludere le vostre incombenze, in special modo se appartenete alla gemellina terza decade. Un buon rapporto con i colleghi allevia ulteriormente eventuali carichi di fatica in più. Benessere, mal di stomaco, mal di noia, mal di esistenza, i poeti maledetti lo chiamavano splinet, oggi un po' maledetti vi sentite anche voi e scegliete anche per l'abbigliamento colori scuri che con la dolcezza dell'estate c'entrano proprio come i cavoli a merenda. Il riposo diventa un alleato prezioso. Se l'afflusso di energie è discontinuo mettete innanzitutto ordine nello stile di vita. Non coricatevi ad ore impossibili e rimandate viaggi con itinerari stancanti. Per lei, chi è che urla così in casa vostra se non voi stesse battibeccando con mammino o la suocera? Un classico, colpa della luna malmostosa, spiegatelo per bene a chi minaccia di chiamare il 112. Per lui, altro chef provetti. Ancora un passo e avreste mandato a fuoco la cucina, il fritto misto non è la vostra ricetta di punta, provate con qualcosa di meno infiammabile. Colore delle emozioni, testa di moro barometro dell'umore, piovoso pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 5, benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali.
Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.